ciao. Un bacio, ci possiamo salutare. Ci possiamo salutare, ma... assolutamente. Ciao, io sono Caterina, ben arrivata. Piacere mio, Maria Chiara. Ho sentito parlare di te prima ancora che tu cominciassi a girare Blanca. Ma non sì, può... prima di Blanca di tre, cioè il primo Blanca? Sì, perché il tuo regista stava girando una serie di mio marito e parlava di questa attrice bravissima, Yann Michelini, che sei tu. Grazie. Davvero. Ciao Yann. Ciao Yann. Allora, santo cielo. Valentino, eccomi. Io devo ringraziare la Giannetta che sei venuta con lei e il film, perché finalmente so che ti chiami Valentino. Cioè... cominciamo benissimo. Cominciamo. Ma io non c'ho salvo. Ma tra l'altro, questo per te, Caterina, è uno scoop, perché io credo che forse risulta in video soltanto la mia prima comunione da solo, senza ficarla. Roberto, per cui... Manzoni, vieni in studio a farci una foto, perché c'è lo scoop dell'anno, lo lanciamo sì, su sì. Twitter. Eh sì, da solo è... A me viene di chiamarla Salvo. Posso chiamarti Salvo? Sono 2 giorni che mi chiami Salvo. Attenzione, oggi esce il film Santo Cielo. Dove Maria Chiara da Buonatea interpreta una suora. Mi sembra giustissimo. Mi piace questa cosa. Sì, 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 sì. No, è stato, vabbè, per me, appunto, noi attori vogliamo interpretare tutto tranne che noi stessi e i nostri credi. Quindi, i nostri credo. Però sei bella come suora, dopo vedremo un pezzo anche con te. E scusami, e tu invece a un certo punto hai deciso di diventare, non lo so, Nino D'Angelo. Cioè, che sei biondo in testa. Salutiamo Nino, perché sono cose serie queste. No, certo. Quando parliamo del caschetto di Nino D'Angelo, stiamo parlando tipo del Colosseo. Vediamo il trailer del film, così possono ammirarti con questo caschetto biondo. Gli umani sono egoisti e dopo tutti questi millenni ancora guerra con noi. Venga messo a verbale che l'assemblea ha deliberato per l'invio di un nuovo messia. Ti basterà toccare il suo ventre e la prescelta riceverà in dono il figlio di Dio. Vado, ingravido e torno. Dai Gaspare, portagli da bere, offro io. Ti devo salutare perché devo andare a fare una cosa molto importante. Ah, vabbè. Allora salutiamoci, no. È stato un piacere agguantarti. Ma quello deficiente! Non posso avere messo incinta un maschio, è vero? Complimenti per il caschetto, complimenti per ficarra incinto, ne vedremo delle belle, mi sembra di capire. Ho combinato un grosso pasticcio, ma veramente un grosso pasticcio. Però ficarra incinto... è meglio di te col caschetto, dici? Ah, vabbè, allora... Però ficarra incinto... non è il Ficarra che io ho conosciuto in questi 30 anni, che mi ha sempre sfruttato, che mi ha trattato malissimo. È cambiato, la gravidanza lo ha cambiato. Beh, la gravidanza cambia. Gioco della bottiglia, così conosciamo meglio Valentino e Maria Chiara. Faccio detto, mettetemi un foglio, Valentino, se no mi dimentico. Lettera? E chi ci scrive? Ci scrive qualcuno? Una lettera? Oddio. Sì, mi dicono che la prima lettera è per te, Valentino. Ah, oddio. Apro la busta? Apri la busta. Carissimo Picone, ti ho lasciato da solo, ma non mi fare brutta figura, soprattutto con la balivo. Mi raccomando, spiega il film bene, sii educato, gentile, invita la gente al cinema, poi fai gli auguri di Natale. Mi raccomando, come ti ho insegnato. Un bacione. Ciao Caterina. Ciao! Il fiato ciao, sul Salvo. Collo. Ho pensato, per far fare gli auguri di Natale bene, per il vostro film... Santo Cielo, che esce oggi, puoi indossare un cerchietto e fare gli auguri di Natale, lo puoi fare, così sarà felice. Ma perché dobbiamo dare alle teche della Rai questa immagine tristissima? Beh, ne prendo uno, il più carino però, prendo questo. È vero, comunque, quello è quello che piace anche a questo, me. Questo è perfetto, è meglio del caschetto forse. Fai gli auguri, tanti auguri di Buon Natale 2023, 24, 25 e 26, è un'offerta. E devi andare al cinema, fai andate al cinema, la promozione. Santo Cielo, da oggi. Santo Cielo da oggi al cinema è per sempre, andate a vedere questa commedia, è una cosa divertente che dà spunti anche per poter parlare dei nostri tempi. Beh, nella promozione come l'ha fatta secondo te? Non lo posso chiedere a lui perché si è dato. No, è stato bravo, anche Salvo approverebbe. Bene, bene. Salvo che lei. Maria Chiara, noi ti abbiamo conosciuto, sei arrivata al grande pubblico con Blanca. E allora, c'è una lettera anche per te. Prima però, sì.
Prima però vorrei rivederti proprio quando incontri Zeno, che ti dice, ah scusa, se... vabbè te la ricorderai. Sì, sì. Beh, passato un po' di tempo, ero giovane però sì, sei sempre, ricordo. Sei sempre uguale, perché Gia, eri giovane tantissimo. Sei giovane. Ma eri in mezzo alla strada, non hai visto? No. Vabbè, scusa, non ho capito che sei... Che cieca? Lo puoi dire, non è un'offesa. Senti, la ragazza che cercavi ti ha fatto qualcosa, ti ha derubato? No, lascia perdere. Vuoi dirlo a me? Sono un poliziotto, un ispettore. Molto piacere, sono una collega. Serie di grande successo e da questa serie c'è qualcuno che mi manda una lettera video per te. Chi può essere secondo te? Vabbè, o il mio collega Zeno o il mio collega Spollon. Chi è il più simpatico di tutti? Zeno? Il più simpatico di tutti è Fiona, cioè su quegli animali sono sempre i più simpatici di tutti. Li voglio bene, voglio benissimo i miei colleghi. Ma preferisce il cane? Sì. E anche il cane preferisce te. Guardate. No! Maria Chiara, mi manchi tanto. Ti voglio bene assai, socia. Ah, salutami a Piccone. Che bella che è, mamma mia. Che bella, che bella. Ringraziamo un grande attore che sa parlare il canese, Fabrizio D'Alessio. No, attore cane più che altro, un attore cane da simili, mi sono capito bene. Mi sono ritrovato con... Ma bellissima questa cosa. Senti, ma siete andati tu e la troupe a casa di Bocelli per prendere, per capire come sì. comportarti in scena? Sì, con Ian proprio siamo andati, mentre giravamo, diciamo, il prom, quelli che erano dei test durante, prima di girare, siamo andati a casa di Andrea, è stata un'esperienza bellissima. Andrea Bocelli. Andrea Bocelli. Sì. Ecco, poi ci ha accompagnato, sì, siamo andati anche a Venezia l'anno dopo. E vabbè, Andrea ha lo spirito che dovevamo rubare per Blanca, quindi gli abbiamo rubato anche quello. Bene, devo dire, è un'operazione riuscitissima. Grazie. Davvero. Rigiriamo la ruota. Da queste lettere dove si va? Allora, santo cielo, dove ci fermiamo? Al diavoletto. Valentino. Da te, Ficarra, chi è il più diavoletto, il più dispettoso? Perché dopo 30 anni, dimmi la verità. Io. Allora, sembra che, cioè, apparentemente Ficarra sembra quello più burbero, però è veramente, Ficarra, guarda, faccio lo scoop, è veramente... Cioè, a me piace stare con Salvo perché mi diverto ed è una persona molto, molto cordiale, molto, molto altruista pure. Non sembra, però... Perché c'ha la faccia da delinquente, questo. Lui prima faceva il borseggiatore sugli autobus, poi si è migliorato, poi si è migliorato. Guardiamo l'inizio della loro carriera. C'è il pezzo con la Dandini, dove a un certo punto si va vabbè, ti ricordi quando sei caduto? Nella fontana di Trevi, penso. Adesso non so cosa fosse. La fontana di Trevi? È proprio l'originale. Io sono tra i pochi... che è entrato dentro la fontana di Trevi, ci volevano arrestare tutti. Beh, veramente ce n'è stata anche un'altra, meravigliosa, bionda, stupenda. Non mi ricordo. Vabbè, certo. Non ci dice niente. Gli inizi della loro carriera. Sei arrivato? No, ancora no. Quindi manco solo io e ce ne possiamo andare. Speriamo che non fai troppo tardi. Speriamo. Più lento, 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 lento. Ma me lo dovevo aspettare, già ce l'ha nel nome. Valentino. Oh, basta, Salvo. Ma passa niente, io so che già tu sei andato piano prima di andare a prendere a me. E come fai a saperlo? C'ho le prove. Che prove c'hai? Ogni volta che entro in macchina trovo sempre il parabrezza pulito e il lunotto sporco. Perché? Perché tu vai talmente piano che a te i moscerini ti tamponano. Che succede? Inutile. Ma perché dico io? Che state facendo? Lascia perdere le 100 lire, le 500 lire o le 1000 lire devi prendere. Scusate, signora compagna, buonasera! Io non ho parole! Ma questa maniera è di coi
voglio di fare il bagno a marzo. Poi ma... sarà d'agosto quando c'è caldo. Ma che sarà a fare? La Fontana di Trevi. Buonasera, signora. Buonasera. È caduto. Lo vedo, ma che ci fate lì? Niente, siccome le spiego, praticamente abbiamo visto che c'è questo bellissimo salvataraio a cielo aperto. Ma ci sono un viva Maria di soldi, ma perché non venite pure voi? Sì, certo, veniamo pure noi. Non si fa così, prendere i soldi, è reato. Appunto, quello che dico io. Oh, buonasera. Ecco. Che cosa fa? Sta prendendo le monetine dalla fontana. Ma chi io? Non mi permetterei mai, semmai lui, perché praticamente questo è il reato. Non so se lei lo sa, è reato. Non si può mai... Tra l'altro, vi devo confessare che quella volta non era proprio a copione che io dovessi cadere dentro la fontana. Ficarra un po' me l'ha combinata, non era proprio, infatti dalla faccia mia si vede, si vede anche c'era un sua. Freddo da morire e mi ha lasciato, mi ha detto non ti preoccupare Valentino, ti tengo io e poi mi ha lasciato, cioè lì ha fatto lo stronzo proprio. Grazie per questa bella poveraccia alle 14.46 su Rai. Ciao Salvo! No, ma non è una parolaccia perché è attribuita a Ficarra, non è una parolaccia, no. E pensare che... Ma poi lo dico perché lo penso, non mi permette. Non riuscirei mai a dire una cosa che non penso. In televisione si dice sempre la verità, ragazzi, giusto? Tutto è cominciato per caso in un villaggio turistico. Ficarra, l'altro, vabbè, Possino, faceva l'animatore e tu eri lì in vacanza. E cosa hai pensato di Salvo appena riconosciuto? Hai detto che siamo su Rai 1, non lo posso dire. Se tu ci vediamo verso le 11:30 di notte io ti racconto la dai, mia... Dai, fai uno sforzo. No, allora in realtà lui era un animatore turistico e faceva uno spettacolo... Io quando l'ho visto entrare, ti devo dire la verità, mi ha colpito il fatto che lui è entrato in scena, non ha detto una parola e la gente ha riso. E io ho detto, ma questa è una cosa magica. Questa è stata la prima impressione di Ficarra. Vabbè, buona però. Sì, buonissima. Non è che lo scema del villaggio. No, era proprio, il comico si dice che è quello che anche se non parla fa ridere. Ecco, lui Salvo appena è entrato la gente rideva. Comunque l'ultima volta io vi ho visto insieme, erano più di 4 anni fa e a un certo punto c'è stato anche una... guardate, filmato la vita da me del 2019. Sì, li ho conosciuti insieme, per questo oggi averti qui è come cosa tipo Albano e Romina che si sono lasciati, capisci? Sì, ma è un dramma, cioè, infatti. È un dramma. Faresti uno spettacolo da solo? Ah, no, non volete. Va, sentiamo. Cioè, non è che... No, scusa, sentiamo quei rispondere tu devi anche tu. Sentiamo, dai. Allora, io non mi permetterei mai di fare questo torto al migliore amico che io abbia mai avuto nella vita. Bello. No, vedi quando a Natale si diventa tutti più buoni e si dicono le bugie, capito? Dai, dimmi che hai cambiato idea. Dai, dimmi, a un certo punto avrai cambiato idea. No, vabbè, io... Mai avuto la tentazione? Di fare qualcosa senza Salvo? Questa è la tentazione, è qua davanti. Ma se nella locandina ci siete voi due e lei non c'è? Santo cielo! Santo cielo, ma quello è Salvo, anzi che ci sono io, conoscendo Salvo. Perché per un attimo l'ha detto, ma in locandina per forza pure tu devi esserci. Poi tra l'altro noi ci chiamiamo Ficarra e Picone. Tutti si chiedono perché non Picone e Ficarra, perché lui mi ha promesso 30 anni fa, facciamo 30 anni l'uno. Sono passati 30 anni e poi lui ha detto, vabbè, evitiamo, rimaniamo, ormai abbiamo le locandine e rimaniamo Ficarra e Picone. Comunque con questo caschetto cosa mi dicevi Fabrizio? Era nato un po' un meme su questo caschetto che diceva, quando per costruire il personaggio sei indeciso tra Nino D'Angelo e Owen Wilson, perché comunque i capelli, se vedete, l'abbiamo messo in mezzo, c'è un po' di Nino D'Angelo e un po' di Owen Wilson. No, allora, l'espressione qui, più Nino D'Angelo. La più giovane ha capito che Maria Chiara, la più giovane ha capito il meme. Valentino, l'hai capito? Io ogni tanto mi assento. Cosa è successo? Andatemi Salvo, giriamo la bottiglia. No, giriamo la bottiglia. Sono, vabbè. Ero che stavo parlando con te e mi sono... Faccio ste effetto. Gira la bottiglia, Fabrizio. No, veramente mi sono, cioè io sono così. Non si può scupare. Maria Chiara, dammi una tanto mano. Era vero anche... I baci? Ragazzi, qui campionessa di baci è Maria Chiara, Maria Chiara, cioè... Ragazzi. Io voglio, cioè, attenzione Maria Chiara, perché... Grazie. Veramente? Veramente i dati tanti. Ma c'era la lista degli attori, me l'avete tolta apposta per vedere se li riconosco. Ma vabbè, basta prendere l'elenco telefonico. Mamma
Maria Chiara che ride è una cosa. Ma perché non ride mai Maria Chiara? No, ride, è un piacere vederla ridere. No, è, una, è luminosissima, in questo intendevo dire che lei è luminosa e sul set è stato sempre così. È stato sempre no, così. Sì, poi mi fanno troppo ridere, cioè è veramente difficile, veramente difficile. Lui soprattutto. Se, è più simpatico lui, vero? È allora, più simpatico allora lui. Io non posso, io c'è stato, cioè io ho lavorato di più con Valentino su questo film. Io a Salvo gli voglio bene, ma non lo conosco veramente. Guarda, ok, quindi guarda, mi fido Maria di quello Chiara, che dice lui. Non lo conosco neanche io veramente. Gli italiani lo dovrebbero conoscere meglio. Vabbè, vediamo i baci di Maria Chiara e poi vediamo se c'è un bacio anche tra di loro, visto che appunto avete sentito, lei ha lavorato in questo film, Santo Ciano, di più con lui e l'altro neanche sa chi è praticamente. Prego. Uno. Due. Perché io amo te! Io amo te! Cause I could will, I could glide, I could fall in love. Maybe I could fall in love. Puoi darmi una seconda possibilità? E tu me lo dai un altro bacio? Ti potresti togliere la barba, per favore? Tu stai cercando di cambiarmi così? Stai cercando... E anche la panzetta deve sparire. No, questa è mia, ci tengo. Puoi stare così? Non de- no. C'erano dei momenti in cui parlavano, è un peccato, rovinavano tutto, guarda. Sembrava il nuovo Cinema Paradiso. Na, 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 na. Spollon, lastrico, zeno. Basta. Chi bacia meglio? Sempre aglia. Fiona bacia meglio. Il bacio di Fiona non l'avete messo, mi avevano riempito di patè di carne per farmi baciare da Fiona, non avete messo il bacio con ora, Fiona. Ora a Natale regaliamo delle sedute a questi tre attori, perché Maria Chiara continua a preferire il cane, cioè aiutiamo questi tre attori, è una cosa incredibile. Cioè è una cosa incredibile, sempre meglio Fiona. No, ma Valentina ha un problema. Certo che è un problema, vabbè, risolverai. Ma scusate, ma in santo cielo, visto che tu sei una suora, ma lui... baciate. In Santo Cielo ci sono stati tanti baci, io ho dato tantissimi baci, però ho usato la controfigura. Non ero credibile. Non ero credibile, perché con un caschetto in quella maniera, come fa? Mi avvicinavo. E Nino D'Angelo come fa? No, si mettevano a ridere, appena volevano la scena, non si mettevano a ridere. Giriamo la bottiglia, ho capito che dobbiamo vederlo, non ci spoilerà niente, però una cosa io poi la so, Vabbè, giriamo la bottiglia. Che sai? 9 settimane a Catania avevo 3 spie. Desiderio. Ah. Chi non desidera salire sul mitico palco dell'Ariston? E qui entrambi lo hanno fatto, ma partirei da quella più recente, poi un sacco di tempo fa. Maria Chiara, quando ti chiama Amadeus, insomma, manca poco al festival, e ti dice... Ciao Maria Chiara, ho pensato se potevi accompagnarmi una delle mie serate al festival. E lo hai baciato. Non so come dire, non puoi dire di no. Hai detto cioè, non puoi dire di no, quindi ho detto sì, certo. Certo, ovviamente. Che devo fare? Lo sai, poi vediamo. Chiudo il telefono. Mi raccomando, non dirlo a nessuno. No, io ero in viva voce, stavo con l'astrico. Ah, questo non l'avevo mai detto, vabbè, non fa niente, sono passati anni, ma l'astrico è un compagno di quindi tutto. Chiudo, sto così e Mauri fa che bello, madonna che bello, che... Allora tu devi portare subito, devi far vedere la tua completezza, porti prima un pezzo in commedia, poi magari vedi con chi, ho fatto con te.
No, faccio sì, ti ricordi quel pezzo che volevamo tanto fare sulle canzoni dei rapper? E Mauri fa, potrebbe essere una... Ma sei davvero? E quindi il giorno di Natale ci mettiamo a scrivere quel pezzo. Il 24 dicembre, stavo tornando a Foggia in treno. E col telefono scriviamo il pezzo e niente, quindi è andata. E il resto è storia, e lo rivediamo. Maria Chiara Giannetta. Velocità! Ecco Maria Chiara Giannetta! Ciao! Che bello, Dio, che emozione! Quanta fretta! Ma dove corri? Dove vai? A prendere il latte. Devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. Mi sono informato, c'è un treno che parte alle 7.40 e... Adesso siediti su quella seggiola! Cerco un centro di gravità permanente. Questa di Marinella è una storia vera? Tu lo sai che la tachipirina 500, se ne prendi due, poi me ne restano 1000. Dimmi la verità, perché tu la verità non l'hai detta mai. La verità ti fa male. Lo so. È colpa d'Alfredo. Eravamo 4 amici al bar, eravamo 3 amici al bar, eravamo 2 amici al bar, sono rimasto da solo al bar, non posso star fermo con le mani nelle mani. Ci sono cascato di nuovo. Bravo. Cioè, il dialogo tra innamorati a suon di canzoni, insomma, che ha portato insieme al tuo amico, ha spopolato, no? È stato davvero uno dei momenti più divertenti di quel festival. Stavo dicendo di tutti i festival, non era carino guardando Valentino, capisci? Non era carino, ma l'ho visto, mai, dico, no, l'ha fatto pure lui. Vi è riuscito bene, viva quel treno per Foggia. Esatto. No, cioè, no, siamo divertiti tantissimo. Poi vabbè, con Mauri lavoriamo molto bene insieme, quindi... È stata un'esperienza bella, unica. Quindi lo preferisci a Valentino? Certo. Mandiamo la pubblicità? Pubblicità! Ma che pubblicità? Senti, ma tu sei, rivedo una famiglia numerosa, pugliese. Sì. Lei avevi detto quel Natale a mamma almeno del Festival di Sanremo o veramente non hai detto niente no, a nessuno? No, a mamma gliel'ho detto, sì, ecco. Sì, ho detto non glielo di a nessuno, non fate come al solito, che chiami nonna, zia, quello no. Però no, l'ho detto a mamma e papà a Natale e se lo sono tenuto loro. Ma che foto mi hai portato? Umado! Che è successo? Ma è stupenda questa fotografia. Fabrizio, me la fai vedere? No? Chi siete? Allora, eccoci. Io sto al centro, sono la più grande. Poi c'è Barbara col frontino, Francesca col caschetto da D'Artagnan e mio fratello in braccio a mamma. Poverino, un unico maschio. Ciao Peppe! Ecco, come sta adesso Peppe? Sta bene, sta bene. No, tra l'altro penso di questi tempi crescere lui è veramente un signore. È proprio un ragazzo che parla con le donne, sa parlare con le donne, rispetto, cioè è veramente una persona speciale, un ragazzo speciale. Bravi anche i tuoi genitori. Certo, certo, certo. No, perché poi no? Senti, ma ogni volta che torni da Foggia, il caciocavallo lo porti sul set o no? Certo. A me chiedono le mozzarelle da Versa. Sì, lo farei anch'io. No, io caciocavallo, salsiccia, piccante e non. Quindi a seconda dei gusti. Scegliere. Sì, esatto. Valentino, voi che portate? Niente, perché girate in Sicilia per non portare niente. Certo, noi stiamo giù, noi abbiamo chiesto anche di... Noi facciamo tutto giù proprio per rimanere, per tornare a casa a mangiare, capito? Così non abbiamo il problema di portare le cose. Ma Santo Cielo l'avete girata a Catania? L'abbiamo girata a Catania, salutiamo tutti i catanesi. Come mai avete scelto Catania? Una città nuova per voi. E in questo caso è stato... Noi avevamo già girato La Matassa a Catania, però in questo caso il regista, che salutiamo, Francesco Amato, che ha fatto il film... E la regia è di Francesco, ha ritenuto che Catania fosse, condividendo la scelta, la città più giusta per raccontare una favola. Una favola, non si cita mai Catania, non si dice che siamo a Catania, però è un'atmosfera magica, soprattutto di notte. Questo è un film molto notturno. E ovviamente Francesco Amato, sapete che è nato dove? A Catania. Non lo so se comunque qualche genitore... Che, no, qualche... Valentino, qualche genitore. No, nel senso... Che qualche genitore? È vero che c'è il genitore 1 e il genitore 2. 4 e 5, no, ho sbagliato. Intendevo dire che lui... Allora voi, fino ad oggi, avete pensato che io facessi finta di fare lo scemo. Invece lo sono realmente. Questa è la prova
che consegnava gli archivi. Però in realtà Francesco ha veramente delle origini siciliane. Bene, comunque questo signore insieme all'altro sono andati a Sanremo. Era il 2007, tu quanti anni avevi Maria Chiara nel 2007? Non mi ricordo, sono del 92. Fate quel calcolo, sì, bene, fatelo, fatelo. Prego. Signore e signori, Ficarra e Piccone! Piccone! Più. Buonasera, buonasera, Michele, buonasera, buonasera. Ma te lo sei visto il Festival di Sanremo? No, ma perché l'hanno fatto? Io ho detto magari non c'è stato l'inverno, capace che hanno saltato quest'anno. Ma non l'hanno fatto. Ah, io pensavo che era legato alle stagioni. No, l'hanno fatto, no, l'hanno fatto. Beh, chi l'ha condotto quest'anno? Baudo. Ah, perché giustamente il figlio fa pure il presentatore, giustamente. Baudo lui, Pippo Baudo. Pippo Baudo ancora lui. Pippo Baudo. Sapete che faccio, Io bacio tutte e due. No. A questo punto io mi tiro indietro, perché io già mi sono sottoposto con la Unzi, che non è che posso fare tutte cose io qua. Anche che rimaniamo anonimi, però... Ficarra e Piccone. Ma la faccia di Maria Chiara mentre vede quello che era successo in quel festival, che veramente era una ragazzina, non è che potevi guardare il festival fino alla fine. No, non l'avevo mai visto questo vostro intervento. Vabbè, ho visto altri film, papà, mamma, mi facevano vedere Amatassi, il 7 e l'8, sono quelli che ricordo di più perché li vedevo in famiglia. Però questo sketch non l'avevo mai visto. Questa è stata una delle esperienze più divertenti e belle, veramente. Saluto Pippo Baudo. Ciao Pippo, veramente. Magari ci sta guardando quest'ora. Perché veramente quel palcoscenico, infatti poco fa ero veramente piacevolmente sorpreso di come fosse tranquilla, quel palcoscenico fa tremare le gambe, però avere accanto Pippo Baudo è, come dire, per noi allora era una certezza, era veramente, lo diciamo sempre, come giocare con Maradona, cioè con un numero uno, e quindi è stato divertentissimo. Tra l'altro Pippo non sapeva nulla di quello che avremmo detto, eravamo rimasti con un segnale, quando noi gli toccavamo il braccio, lui sapeva, come stai facendo adesso, Maria Chiara, cioè adesso, prendi, esatto, ma lui sapeva che a quel punto avevamo finito di parlare e quindi lanciava una cosa successiva, sì una cosa straordinaria. Beh, che bella libertà, certo, grande Baudo, grande Baudo. Ma Baudo poi cosa vi disse quando c'era la battuta sul figlio lì, oppure in generale? No, ma Baudo fu bello l'indomani ci chiama, noi eravamo in macchina, stavamo andando via da Sanremo, e semplicemente squilla il telefono e Salvo fa: oh, è Pippo Baudo. Prende il telefono e fa: Pippo, un successone. Sì, vabbè, ma Pippo, ma la gente che dice un successone, ma i critici un successone, e ha chiuso. Giriamo la bottiglia. Successone. Segreto. Aia. E arriviamo al segreto di Valentino nei panni dell'angelo. Mm-hmm. Il segreto ve lo sveliamo in questo filmato. Bello, no? Molto bello. Sì, no? Bellissimo. Però se posso dire la mia... Certo! Allora, ragazzi, innanzitutto io alzerei di un semitono, poi inizierei in si naturale, ma modulerei in si bemolle. Praticamente così. Sveglia, sveglia, Marcellino, già comincia ad albeggiar, dormiglione di un bambino. Canta il gallo, ti devi alzar. Marcellino, pane e vino. Ci si lava col sapon. Diavoletto di un bambino. Fa le marachelle in continuazione. Da notare che i ragazzi cantavano molto meglio di me, che dovevo insegnare loro come si cantava. Senti, vorrei partire dal titolo. Santo cielo è un'espressione che tu usi perché il tuo compagno è sempre in ritardo. Sì, lui nella vita, tu dici. Sì, certo, spero non sul set. Sul set anche. Ma pure? Sì. Santo cielo. Ma anche certe volte anche in teatro. Certe volte capita che, per esempio, io entro in scena prima di lui e lui a un certo punto deve entrare. E io mi accorgo, mentre sto recitando e ho la gente davanti,
avanti, mi accorgo che lui ha il telefono che sta risolvendo qualche cosa, che non so, con l'idraulico che gli perde il rubinetto, che col meccanico. Di casa. E quindi io devo perdere tempo in scena perché so che lui non è pronto per entrare in scena, quindi anche in scena. Tu, Maria Chiara, non te ne sei accorta perché tanto giravi con lui che è puntuale. Sì, lui è puntualissimo, non posso dire niente. E sull'altro? Sull'altro non lo conosco, io non ho idea. Adoro, lei prende le distanze da tutti, brava! Brava! Valentino, tu da Angelo Aristide, inviato dal cielo per annunciare il nuovo Messia, per errore metti incinto Ficarra con il tocco della mano. Sì. Intanto sono arrivati i caffè caldi. Eccolo. Chi lo vuole il caffè? Io volentieri. Prego. Grazie. Lo zucchero? Amarissimo. Amarissimo, bene, come me. Tu non lo vuoi? Ma sì, lo prendo, dai. No, beh, se non lo vuoi, no, sono le 15. Allora lo posso prendere. Sono meno 10, no? Che ne so, io vado all'orecchio, non è... Perché prima avevo detto no. Io prima non ho fatti preparare. Mi parli di questa gravidanza, io lo bevo subito, sennò si diventa freddo e il caffè freddo non si può bere. Ecco. Diciamo che appunto io sono un angelo mandato sulla terra perché Dio è stanco di questa umanità, ancora guerra fondaia, ancora egoista, dove succedono tante cose brutte. E allora ci sono due possibilità, o il diluvio universale oppure provare con un nuovo messia. Quindi scende sulla terra quest'angelo che sono io, che con un tocco della mano deve fare l'annunciazione a una nuova prescelta, a una nuova Madonna del 2023. Che non era comunque Maria Chiara. Che non era Maria Chiara e che soprattutto non era Ficarra. Soltanto che io sbaglio e tocco salvo. Da questa idea abbastanza forte, però a un certo punto te lo dimentichi quasi che salvo è incinto. Perché si dà lo spunto per... Non ti dimenticare che hai il caffè in mano. Ah, questo è mio? Se non vuoi sì. Ah, no, non lo sapevo, allora lo posso prendere. Ma lui è poi, sì, davvero? Sì, sì. Sì, sì. No, poi mi paghi. Santo No. Insomma, da quel momento iniziano una serie di disavventure che coinvolgono i personaggi di Maria Chiara. Ma scusa, ma Suor Luisa è un po' turbata, tanto bevi davvero, sì, se lo vuoi, perché sennò diventa freddo. Cioè, Suor Luisa è turbata o no dall'incontro con Aristide? Mi sono cantata pure io. Vuoi un po' di caffè? Sì, rimane incantata. Perché guardami i filmati, zia. No, ma... per lei è stato difficile perché lei era incantata proprio, cioè, a vedere questo angelo. Sì, sì, da questo angelo, bellissimi, questi lei capelli. Lei è una religiosa, una di molta fede, per cui la presenza... Ma a lei piaci tu? Cioè, la presenza di questo angelo comunque la avvicina a Dio. E quindi in un certo senso c'ha... Lei non sa che cosa, no? Sì, sente una naturalezza nel stare vicino a questa persona. Ecco, sei diventata proprio sola perché ti tieni la gonna. Hai visto, sì. Com'è Maria Chiara? Sto ancora nel personaggio. C'è una luce sulla gonna. Allora, siccome ne è rimasto un pochettino, lo potete conservare? Lo tengo qua. Alle guarda che noi lo facciamo espresso tutti i giorni, ma io non lo so, lo facciamo espresso tutti i giorni. Ah, tutti i giorni? Non tutti sembrava, sai. No. Senti, Maria Chiara, sempre perché tu sei nata nel 1992, tu, Ficarra e Picone con Renzo Arbore, figurati, non sai, cioè, sai chi è Renzo Arbore? Certo, mi ha anche chiamato dopo Sanremo. Anche no, già. Davvero? Sì, sì, ero in treno, Nino Frassica mi scrive, guarda che ti chiamerà Renzo, per farmi complimenti a Sanremo. Che quindi signore è stato che veramente è. Un signore, veramente. Però no, non pervenuto questa cosa che hanno fatto con lui. E allora approfittiamo di questo momento per raccontare poi prima? Con il professor Broccoli loro, ma anche gli altri. Prego. Bene, io sono un vostro grande ammiratore, questi due ragazzacci così cariti, e li vedo sempre nelle trasmissioni piene di pubblico, di grandi successi, poi vi ho visto in teatro, poi vi sono venuto a trovare perfino, mi ricordo, in Sicilia, da tutte le parti, eccetera. Dappertutto. La seguiamo. Dappertutto. Voi si è fatto delle mani comunque, non è... No, perché mi fate... Sì, e no. Sono cose di simpatia, sì, capito? Sì, no, ma mettiti qua, che tu sei... No, tu spezzi così la giacca, così, perché sennò siamo scuro di giacca, invece lui chiaro. Come va? Beh, noi siamo veramente... Professor Broccoli, buon pomeriggio, come sei bello in verde? Di verde? Bello. Come un ramarro. Come un ramarro. Allora, guarda, Valentino, quanto tempo. Abbiamo cercato assieme a Sara Bonetti e a Caterini, quelli che lavorano con me, il vecchio Telesogni, che era una trasmissione nella quale erano 3 anni che voi lavoravate insieme,
io facevo questa trasmissione in terza rete assieme a questo signore che si chiama Claudio Ferretti, che è stato un grandissimo giornalista della RAI, voce di tutto il calcio minuto per minuto, e mi fa piacere, mi ha fatto piacere sapere che tu arrivavi per poter parlare di questa cosa, per poter ricordare Claudio, per poter vedere come quanto avete fatto strada. Era il 96, 93 cominciavate, siete arrivati dove siete arrivati, e questo è un bel film con tanti concetti dentro. Poi con te, parlare di te mi entusiasma per un altro motivo, perché cercare di interpretare una donna non vedente, una ragazza non vedente, insomma, l'hai fatto benissimo. Non solo benissimo, però vorrei ricordare, col cane, Linneo, tra parentesi, non so se è casuale, ma Linneo è il nome di uno scienziato del Settecento. No, non è casuale, è stato chiamato proprio per quello così. Ah, vedi? Il nome vedi? È della classificazione delle razze. Esatto, sì, sì. Esatto. Carlos Linneo. Beh, vedevo, i tuoi precedenti sono legati a, Gassman, che nel 74 fa Profumo di donna, e interpretazione incredibile, mm-hmm, candidato all'Oscar. Bjork che fa Ballando al buio, mm-hmm, e non è una cosa facile, e tu ci sei riuscita, a mio parere, sommesso benissimo. Quindi vedere oggi Valentino, un mio ricordo di 27 anni or sono, e te che invece ti ho conosciuto così, mi fa piacere. Allora a questo punto, siccome sono qualche anno che faccio la televisione, 46, di animali ne ho visti tanti. Che meraviglia, chi mi propone? Chi mi propone quella mia... Ma tanti. Cominciamo con lei. Vedi che coppiamente. Lei è Lessi. Ma la conosco bene. No, lo so che la conosci bene. Però guardate che sta in conferenza stampa qua, Lessi. Vedete? Parla in conferenza stampa. Lessi era associata, torna a casa Lessi, negli anni 40, con Liz Taylor. Eccola qua. Quindi, come dire, hai una buona ascendenza. Volendo andare avanti con questi animali che hanno fatto grande la televisione italiana, Lessi è diventato anche uno sceneggiato. Negli anni 60, tu te lo devi ricordare perché sei un po' più giovane di me, ma insomma, sì. Negli anni 60? 60, non c'eri? Non c'ero ancora, no. Valentino, però già intuivo quello che mi sarebbe detto. Immaginavi! Beh, lui, vedete, lui è Tommy Rettig, che è un attore che si è fatto strada nel eccolo qua, vedete, carino. Ha i capelli come Santo Cielo. Come Santo Cielo, vedi? Santo Cielo, sì. E questo è stato un grandissimo successo. Andando avanti ancora, questo per forza lo ricordate, Rin Tin Tin. Il caporale Rusty e Rin Tin Tin. Rin Tin Tin è un cane lupo, ovviamente, no? Bellissimo. Sapete la curiosità? Che normalmente le scene venivano fatte una dopo l'altra perché cambiavano anche i cani, perché normalmente uno faceva una cosa, un altro ne faceva un'altra. Rin Tin Tin, questo è Rusty. Guardate, con tutta la locandina e tutto. C'era lui, era amato dalle donne, da noi bambini, Rusty, il caporale. Mentre il Rip Master, il tenente, era amato dalle ragazze. La voce di Rip Master, e qui mi viene voglia di dirlo, era di un signore che si chiamava Corrado Mantoni. Corrado, canzonissima, la Carrà. Vedi, il maestro e Margherita, dai, lo so, non è possibile che tu non sappia chi è Corrado, che è lui, visto, ecco, certo. lo vediamo, ecco. grande personaggio della radio. Poi, alla fine, un altro cane, un altro animale in televisione, Rex. Ma certo! Dai, eccolo, guardate quanto è bello, pastore tedesco che si affaccia all'automobile. Poi c'è un animale particolare che ha fatto epoca negli anni 80, eccolo qua. Portobello, com'era? Portobello è un mercato pazzerello dove trovi questo e quello, e c'è pure un pappagallo con il becco giallo, un tantino picchiatello, non sa dire Portobello ma cantare vuole il ritornello. Portobello. Come dimenticare Enzo Tortora? Da questo programma, da Portobello, sono andate non so quante trasmissioni televisive, certo, ma tante. Questo è stato praticamente il primo motore immobile che ha dato via Caramba che sorpresa, Amici, eccetera, eccetera. Doveva parlare questo pappagallo e la sfida era farlo parlare. E non ci è riuscito nessuno fuorché una persona che si chiama Paola Borboni, una grandissima attrice di teatro.
secondo me non dice Portobello. Dove no, dai, non mi togliere questo piacere. E allora guardiamo insieme, dai, vediamo se lo dice, dai. Paola Borboni. Partiamo, via. Paola, è un film muto questo. Coraggio. Portobello. 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 L'ha detto! L'ha detto! L'ha detto! Sensazionale! Paola Borboni ha spezzato l'incanto. L'ha detto. L'ha detto, dai. Ma ha con un po' di bronchite, però l'ha detto. L'ha detto, va c'è. Bene, grazie professore. L'ultimo arrivato c'è, per forza, è lui, è Furia, cavallo del West, che beve certo. Solo caffè per mantenere il suo pelo, più nero che c'è, Furia. Mal dei Primitives, e vi saluto così. Bravo. Valentino e a Maria Chiara. Beh. In tutto questo, quindi da oggi, santo cielo, al cinema, vi aspettiamo per questa favola. E spoilerò una cosa. Cosa? No, almeno una canzone, me la fate spoilerare? Posso approfittare della bella voce di Maria Chiara con quella di Filo? Almeno la canzone spoileriamo. Anche lui canta bene comunque. Ma che... cioè, lo so che. Fai finta. Allora, i microfoni sono stati messi. Se volete diventare più belli con questi cerchietti, fate voi, Vabbè, come volete, faccio anch'io finta di cantare. Ma tu la sai, il tuo lo conosci, cioè, abbiamo... Un bacio piccolissimo, con le labbra tue di zucchero, con un bacio piccolissimo, tu mi hai fatto innamorare. Un bacio piccolissimo, ripetiamo. Con le labbra tue di zucchero, con un bacio piccolissimo, tu mi hai fatto innamorare. Grazie veramente. Caro grazie. Salvo, non ci sei mancato per niente. Ciao Salvo, ti vogliamo benissimo. È vero. Ciao Barbara, ciao anche tutti. Barbara, Francesco, tanti, Giovanni Storti, ci sono tantissimi attori Barbara in questo Ronchi, film. Barbara Ronchi in questo film, sì. Ripeto, da questa c'è sera anche al Barbara. C'è Barbara sì. Ronchi che si è divertita insieme a noi, c'è Giovanni Storti. E niente, c'è questa favola che vi aspetta. Ma io un biglietto al cinema me lo sono meritato? Penso di sì. Bene, grazie, sì. Andrò, pagherò. Ti faccio, ti farò sapere. Ti faccio scavalcare stasera. Grazie. Ciao Valentino. Ciao. Grazie. Grazie davvero. Grazie.